codice dell'amministrazione digitale prevede che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi online attivino modalità di rilevazione che consentano l'acquisizione immediata del giudizio degli utenti. A tal fine le pubbliche amministrazioni pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta. La pubblica amministrazione deve progettare e realizzare i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione dell'esigenza degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine la normativa prevede che siano adottati strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti. Vi invitiamo a prendere visione di alcuni progetti di esempio sul tema della customer satisfaction. Ad esempio, Migliora PA, che mira a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, rafforzando la capacità delle amministrazioni di introdurre pratiche di customer satisfaction management nei processi di produzione ed erogazione dei servizi, in particolare negli ambiti di maggiore rilevanza per i cittadini. Mettiamoci la faccia, un'iniziativa pilota promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per rilevare in maniera sistematica, attraverso l'utilizzo di emoticons, la soddisfazione di cittadini e utenti per i servizi pubblici erogati agli sportelli o attraverso altri canali, web e telefono. Il progetto nasce per raccogliere continuamente in tempo reale il giudizio del cittadino sul servizio ricevuto. Sollecita le amministrazioni pubbliche a migliorare i propri servizi intervenendo tempestivamente sulle aree critiche che emergono dai giudizi negativi degli utenti. La città di Torino, ad esempio, ha reso disponibile il sistema di valutazione e giudizio Mettiamoci la faccia sia presso sportelli aperti al pubblico sia sulle pagine del proprio sito web. Questo è un esempio di report sul giudizio espresso dai cittadini nel mese di ottobre 2011. Viene qui proposto un breve elenco di siti utili direttamente cliccabili dal vostro device.